Ho il piacere di avere al mio fianco Daniele Bassett, il titolare di Glocal Design. Buongiorno Daniele. Buongiorno. Come si inserisce Glocal Design all'interno di Divisible with Invisible? Glocal Design è uno studio di design strategico che si occupa di marketing attorno al progetto, di sviluppo di progetti e di comunicazione. E Visible with Invisible è una realtà che lavora con le aziende, che si propone in maniera integrata con una serie di strutture di aziende, quindi si inserisce come realtà progettuale, ancora dei prodotti, delle soluzioni, delle alternative, in sistema, in filiera con tutte le altre realtà che qui ci hanno animato questo spazio di per tempo. Come è nato il progetto Universo Dentro? Sì, noi in questo contesto quando Antonello ci ha chiesto di inserire all'interno di questo spazio un'opera che arredasse un luogo non luogo, è stato entusiasta ed è nata dal fatto che noi abbiamo tra i nostri prodotti degli specchi e questi specchi sono in realtà un oggetto per eccellenza dei luoghi non luoghi. Perché per fuori lo spazio lo allargano, lo personalizzano, permettono di vederti, sono oggetti trasversali a tutte le culture, appartengono al modo di approcciarsi dell'uomo verso se stesso e sono un elemento che aiuta a far sparire gli oggetti. E quindi con entusiasmo abbiamo approcciato il discorso, abbiamo creato quest'opera che è un'opera unica, no? Che nasce tra l'altro con la collaborazione di un'altra azienda che è Stonehenge, insieme a Glocal Design, che ha fornito il supporto, perché è un'opera che nasce dall'interazione tra pietra e specchio. Lo specchio sfonda la pietra, rende un oggetto tridimensionale, leggero, etereo, non invadente, quasi invisibile nello spazio. La pietra di parte sua invece sostiene lo specchio, gli dà un corpo, gli dà una tridimensionalità, gli permette di vivere la centralità di un ambiente che può essere un ambiente pubblico, un ambiente di passaggio, un ambiente per tutti. Che riscontro ha avuto da questa iniziativa? Beh, un riscontro ottimo in termini di comunicazione, sono venuti parecchi professionali e parecchi architetti interessati all'iniziativa, ma in particolare anche alla sperimentazione e all'interazione tra pietra e specchio e anche a come è stata realizzata questa pietra per delle difficoltà tecniche affrontate dentro dentro. E poi comunque è un passaggio, è un interesse rispetto a tutta l'iniziativa, la presentazione del corpo come pacchetto completo enorme, quindi ottimi riscontri e ottimi contatti. La ringrazio davvero.